Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti sul mio canale. Il video di oggi sarà di nuovo un video breve dove realizzerò una specie di, diciamo, portappunti piccolino da borsetta. È un video veloce e breve perché in realtà vi devo confessare che questa settimana non ho avuto proprio tanto modo di fare qualcosa di più complicato, di pensare a qualcosa di più complicato, perché visto che stiamo vivendo una situazione un po' delicata con la situazione del coronavirus, soprattutto noi che siamo a Nord Italia, diciamo che ho dedicato appunto anche il mio tempo a vedere altre cose, quindi insomma non ho preparato niente di così elaborato. Avevo visto questo lavoro tempo fa sul web e adesso provo a riproporvelo, anche se boh, più o meno penso che verrà quello che avevo in mente, quello che ricordo, però era una cosa che mi era piaciuta, una cosa veloce, una cosa semplice, e quindi oggi ho deciso di proporvi questo video e lo farò boh, insieme a voi, così come più o meno ricordo la cosa, tanto qualcosa di carino sicuramente verrà fuori. Allora, come vi dicevo, quello che voglio realizzare oggi è una specie di portaappunti, un diarietto piccolino da borsetta che realizzerò con la mia solita busta del pane, quella che avete visto negli ultimi miei video con cui ho fatto un po' di cosine, perché mi piace molto l'idea. Quindi la solita busta che ha dimensioni 24x14, ma come vi ho anche detto negli altri video, voi potete utilizzare una cosa del genere anche con dimensioni diverse, tanto vedete come lo realizzo e quindi lo potete benissimo adattare al vostro supporto. Allora, cosa bisogna fare? È veramente una cosa molto semplice. Andiamo a creare una specie di busta. Come facciamo? Allora, andiamo a segnare, direi, 3 centimetri e mezzo dal bordo. Anche queste sono misure che io vi do indicative, ma poi alla fine le potete fare come meglio credete. E vado semplicemente a piegare tutta la mia busta, diciamo tenendomi leggermente, facciamo così, appena appena un paio di millimetri sotto il centimetro e mezzo che ho segnato. Così, in questo modo, semplicemente. Come vi avevo detto in qualche altro lavoro che ho realizzato con le buste, è fondamentale schiacciare molto bene le pieghe, perché altrimenti, dal momento che la busta poi dentro è un po' voluminosa, rischiate che non sia poi perfettamente allineato il tutto. Quindi, una volta schiacciato bene, abbiamo questa situazione qui. Quindi cosa andiamo a fare? Con i 3 centimetri e mezzo che abbiamo tenuto, così vado a piegare la parte superiore in questo modo, così. E ecco, schiaccio bene, bene, bene e vado a creare la mia chiusura. Ok? Quindi vedete che è proprio una cosa semplicissima. Allora, voi potete dire, in realtà questo si può anche realizzare con un semplice foglio rettangolare, che va benissimo, non c'è nessun. Io l'ho fatto con la busta perché la busta, avendo appunto un doppio spessore, la parte interna qui che vedete qua, doppia per l'interno, dà una bella consistenza al tutto, che non è la consistenza che potrebbe avere un foglio di carta scrap da 170 grammi o anche poco più spesso. Quindi questa rimane proprio poi una struttura che è anche proprio piacevole da maneggiare. Ecco perché ho utilizzato la busta. Fatto ciò, praticamente, cosa faccio? Vado a semplicemente decorare la mia struttura esterna e dopo all'interno andrò ad inserire il mio blocco degli appunti. Allora, per decorare l'interno, io utilizzo pezzi di miei
pezzi di carta scrap che ho avanzato da altri lavori, quindi adesso li taglierò della misura giusta, ma non voglio, non utilizzerò della carta specifica di uno specifico album, ma visto che, come dico sempre, bisogna non sprecare niente, e magari prenderò dei pezzi di carta che già avevo avanzati e creerò insieme a voi così una decorazione per il tutto. Allora, prima di fare ciò vi faccio vedere. Allora, qua c'è l'apertura della busta, giusto? Quindi questa va chiusa. Quindi, come funziona? Prendiamo della carta per rivestire questa parte. Allora, in questo caso utilizzerò la pagina di un libro vecchio che è molto sottile perché devo fare un lavoro di questo tipo. Adesso vi faccio vedere. Quindi se utilizzate della carta un pochino più spessa si fa lo stesso, ma rimane un pochino più rigido. Invece con una carta molto sottile, che potrebbe essere questa, oppure avevo pensato di utilizzare i miei fogli di libro decorati che ci sono sul mio negozio online di Etsy, però in questo momento non ho delle stampe fatte su carta normale da 80 grammi, che è quella più sottile, tutte le stampe fatte su carta da 120 grammi, quindi quella è un po' più spessa. Per cui ho deciso di utilizzare semplicemente questa pagina del libro. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere la colla in questo punto qui, così. Colla per carta, la solita, vado ad appoggiare il mio foglio perché voglio che sul davanti appunto si veda così. Ok, in questo modo qui. E adesso vado, vedete, così a piegare. Possiamo fare in questo modo, per esempio, così ci aiutiamo con un righello. Così la riga viene perfettamente dritta. Facciamo così. Ok. Vado a piegare la mia carta in questo modo qui. Così. Vado a mettere la colla. Vado ad incollare dall'altro lato, in questo modo. Qui si è strappato un po' il foglio, ma non importa, tanto poi dopo magari gli metto un bordino per decorarlo. Quindi a questo punto cosa faccio? Vado a filo con la con il punto in cui si deve piegare la mia copertina, quindi qui, in questo modo qua, e vado a tagliare, a rompere il mio foglio, così, perché anche se rimane un po' strappato mi piace lo stesso. Vedete, questa è la parte così superiore della chiusura praticamente del mio diarietto. Ora semplicemente con delle forbici vado a tagliare i miei bordi. Così. Avreste potuto farlo anche con un washi tape se ne avete uno bello largo. Io non ce l'avevo in questo momento, quindi l'ho fatto così. Ok, quindi diciamo che la nostra chiusura è pronta. Ora potrei utilizzare questo foglio. Allora, qua vado a chiudere, anzi, potrei quasi recuperare la tasca. Sì, potrei. Qua posso anche lasciare una taschina dove vado a mettere qualche tag, perché c'è una tasca naturale. Quindi non devo più usare questa colla, ma vado a... Allora, facciamo così. Vado a prendere la mia colla, questa. Ne metto giusto un po' qui sui bordi, solo. Così, in questo modo. E vado a chiudere affinché mi si crei questa tasca naturale.
così all'interno della busta. Adesso aspettiamo che asciughi e possiamo utilizzare la tasca. Ora, nello stesso modo, cosa faccio? Vado ad attaccare, ecco, questa è perfetta, vediamo di quanto devo tagliarla. Facciamo poco meno di 8, quindi tagliamo la nostra, teniamo 2 decimi meno di 8, così rimane un pochino di bordo, perfetto, ok, e così andiamo a rivestire la prima parte. Allora, chiaramente non può mancare il mio distress da passare intorno al mio foglio, e poi devo anche passarlo un pochino intorno a tutto il supporto, quindi lo faccio subito. Una volta passato il mio distress vintage photo dappertutto, vado ad attaccare la carta, cominciando da questo punto qui, quindi con la mia colla vado, questa colla per la carta va benissimo, ok, andiamo ad attaccare così. Schiacciamo bene. Qua vi ricordo che abbiamo creato la tasca. E ok. Ora, dunque, volevo creare una taschina da mettere da questa parte, però prima di farlo voglio andare a creare i buchi per far passare l'elastico dove fermare il mio diario. Quindi facciamo subito questa operazione, perché se mi dimentico poi la faccio dopo e magari non va bene perché vado a mettere la tasca troppo vicino. Allora, vado a fare, vediamo un po', 2 fori, li faccio d'occhio, vicino al bordo, diciamo che potrebbero essere, vediamo un po' quanto sarà, vedete, ve lo dico, ma io li ho fatti proprio ad occhio, è a 1 centimetro, dai, a 1 centimetro dal bordo. Vado a fare i 2 fori perfettamente al centro della mia piega. Poi andiamo a chiuderli, li vado a chiudere con i 2 anelli, così rimangono più protetti e non si rovinano. Quindi facciamo così. No, facciamo il contrario, perché la parte bella chiaramente la mettiamo dietro, visto che comunque nella parte interna poi viene il diario. E adesso vediamo se mi ricordo come si chiudono. Sì, un attimo, perché adesso è da un po' che non la uso questa e non mi ricordo più, non vorrei fare una stupidaggine. Vediamo un po', no, dovrebbe essere giusto così, speriamo. Sì, ok, no, perché ogni tanto metto la macchinetta al contrario e poi devo smontare tutto, rifar tutto, vabbè, non è questo il caso per fortuna. Quindi ok, vedete che ho appunto rinforzato i due fori, e adesso vado a mettere dentro un elastico, che è questo, che è quasi quasi sporco con un po', visto che bianco, e insomma bianco non è il massimo, facciamo così, lo sporco con un po' di distress, che secondo me è più che sufficiente. Allora, ce la faccio, se lo riesco a tenere, guardate, lo sporco un po', così non ha più quell'effetto proprio bianco. Adesso, se avete, non, non,
Non ho il tempo di farlo asciugare, ma se io facessi questa operazione, basta spruzzare sopra un po' di acqua, che quindi prende più colore, e poi dopo, una volta asciutto, è perfetto. Adesso io non voglio bagnarlo perché altrimenti devo farlo asciugare e quindi ci va un po' più di tempo, però vedete che comunque va già bene così, ha l'effetto un pochino, non è più bianco bianco e quindi va bene. Allora, fatto ciò, vado semplicemente a infilarlo dei due buchi così, in questo modo, e andiamo a chiudere. O meglio, lo faccio dopo, perché metto prima il diario al centro, così evito di farlo, magari di legarlo troppo stretto. Lo facciamo dopo. Allora, come vi dicevo, volevo creare una taschina da mettere qui. Ok? Quindi vedete, dovevo prima fare il buco e chiuderlo, perché altrimenti rischiavo di non farlo bene, di non fare bene il lavoro. Allora, facciamo così. Andiamo a prendere, oltre il mio foro, per cui ho un 9 centimetri e mezzo. 9 centimetri e mezzo, però gli lascio un centimetro per parte in più, perché voglio fare una tasca che non rimane perfettamente attaccata sui bordi, se no c'è poco spazio. Voglio fargli le alette. Quindi 9 e mezzo più un centimetro per parte sono 11 e mezzo. In questo modo qua taglio. Ok? Ora vado, beh, intanto posso segnare a un centimetro, vado a segnare a un centimetro dove devo fare la piega, così ce l'ho di riferimento, perfetto, in questo modo qua. Poi vado un attimino con la mia fustella solita a fustellare la parte superiore, così rimane un pochino più carina, così vedete che alla fine uso sempre la mia fustella, come vi dicevo, io ne ho solo una, poi magari potrei procurarmene un'altra per cambiare un po'. A questo punto decidiamo quanto tenere alta la mia taschina, direi che così è sufficiente. Quindi stiamo parlando di 6 centimetri, 6 centimetri, ma anche sotto lascio un centimetro per fare il piego. Quindi facciamo, tagliamo a 7 centimetri, quindi così. Ok, andiamo a fare piego a un centimetro. Così, vedete com'è comoda questa taglierina che vi permette di fare pieghi, di tagliare, di fare pieghi, e poi vado così in questo modo a tagliare gli spigoli, 1, 2, e anche qui in alto vado a tagliare così mi rimane pulito l'esterno, e vado a piegare nell'interno la mia parte da un centimetro. Così. In questo modo abbiamo creato una tasca, ma una tasca che ci permetterà di inserire fino al fondo un qualcosa che rimane un pochino staccata, vedete, dalla mia base, quindi c'è più possibilità di inserire qualcosa di un pochino più spesso. Vado ad incollare così con la mia colla. Uno. Perfetto. E vado a metterla qui al di là del foro che ho fatto per passare l'elastico. Ok. Quindi, mentre si asciuga la mia tasca, voglio fare un'altra cosa. Allora, per chiudere il mio album qua, il mio diarietto,
voglio utilizzare il bottone, questo bottone così. Quindi cosa vado a fare? Allora, vado a segnare il centro. Quindi qua siamo a 14, matita, dov'è? Vabbè, posso anche utilizzare direttamente, non trovo la matita, perdo sempre le cose, non c'è speranza. Allora, facciamo così, tanto devo segnare perché devo bucare. Allora, 7 e poi mettiamo, allora, vediamo un po'. Questo qui lo dobbiamo mettere più o meno, sì, mettiamolo al centro. Per cui teniamo il centro più o meno, faccio d'occhio. Quindi qui a 7, eccoci qua, vado a bucare. Vado a bucare e vado a bucare anche il centro del mio cerchio che ho tagliato a mano. Infatti, se vedete, è un cartoncino che ho tagliato a mano, è venuto anche un pochino irregolare, ma non importa. Allora, intanto lo vado a sporcare così con il mio distress, lo sporco bene. E poi stavo pensando, vediamo un po', di mettere uno dei miei soliti fiorellini che ho nel mio canale, che avrete ormai visto in tutte le salse, ma mi piacciono, io li utilizzo dappertutto, così vi faccio anche vedere qualche idea per decorare. Ecco, potrebbe essere questo. Sì, allora lo vado ad incollare così. Potevo bucare dopo, ma non importa adesso. Allora, vado ad incollare qui al centro in questo modo qua. Ok. Adesso cerco di capire, ecco, infatti, no, devo fare il contrario. Allora attacco così, vediamo un po' dov'è che avevo bucato per far coincidere più o meno il centro del fiore col centro col del buco. Sì, ok, ci siamo. Così, ok. Ora andiamo a prendere uno di questi bottoncini. Allora, fatemi aprire poco, così magari riesco a non seminarli poi in giro dappertutto. Vediamo un po', ne prendo uno così. Qui mi sa che ce n'è uno che, vabbè, li controllo dopo. Ok, e quindi vado a inserire, sarebbero i ferma con le due linguette che poi si possono aprire dietro. Quindi inserisco all'interno del mio foro e vado ad aprire le due alette dietro in modo da fermarlo in questo modo qui. Ok, così. Ora prendo dello spago che mi servirà per realizzare la chiusura, però lo mettiamo dopo. Prima andiamo ad inserire, a questo punto lo possiamo fare, il nostro diarietto. Allora, io è una cosa che ho già fatto. Cosa ho fatto? Semplicemente ho come copertina ho preso, anzi, mentre ve lo racconto passo il distress perché non gliel'ho ancora passato. Allora, come copertina ho utilizzato un solito pezzo di carta scrap di recupero da altri lavori. Mentre, per quanto riguarda l'interno, ho utilizzato, adesso ve lo faccio vedere aperto, ho utilizzato i miei fogli di libro decorati con i fiori che trovate sul mio negozio online di Etsy, perché mi piaceva l'idea, vi faccio vedere, che i fogli sono da un lato sono decorati e dall'altra parte invece li ho stampati su carta bianca, carta normale da 80 grammi, quindi che va bene benissimo per scrivere, così c'è la possibilità di scrivere. E li ho alternati a, vedete, dei fogli a righe che ho stampato fronte e retro per avere la possibilità di scrivere. Quindi troverete, vedete che sono le mie pagine. Nello specifico sono quelle che ho realizzato sulla tonalità del blu, quindi dove ho fatto delle timbrate e dove ho colorato
col blu. Ora vi faccio vedere poi il centro, come ho deciso di... Quindi abbiamo dall'altra parte, faccio vedere tutte le pagine, vedete qua ci sono le rose, l'altra parte delle piume. Quindi ho semplicemente praticamente alternato i miei fogli del libro con della carta righe e ho rivestito poi il tutto con un pezzo di rettangolo che ho preso da carta scrap. Allora, io nello specifico in questo caso, vedete, ho messo, non so se si vede bene, comunque ho dato due colpi di pinzatrice che magari non sono belli da vedere, ma voglio provare, adesso lo faccio, a coprire con del washi tape sottile che ho, perché tanto la parte posteriore non si vede perché rimarrà esterna, invece nella parte così, giusto per, che poi non sarebbe neanche un problema lasciarlo, però veramente ho provato a farlo perché volevo capire se poteva essere, se poteva piacermi l'idea poi di coprire le graffette con il washi tape, che tra l'altro ho comprato dei washi tape più larghi che però non mi sono ancora arrivati, ma questo qua mi sembra che possa andare bene, quindi vediamo un po' se quello che ho pensato, se può. Quindi vado a tagliare il forbice, no, questa deve aver perso per questa, invece no, già qualcosa, 1 e 2, così, ok, quindi chiudiamo, schiacciamo bene, ecco, vedete, la mia idea era questa, con un washi tape non si vedono neanche più le graffette e non mi dispiace, l'ho messo un po' storto ma va bene così, ok. Quindi cosa facciamo? Andiamo a passare il filo elastico che avevo sporcato prima con il distress, in questo modo, così, ok, e andiamo a mettere il mio diarino qua in mezzo e vado a chiudere. Potevo farlo chiudere anche prima, però vabbè, con l'album in mezzo così sono sicura che lo chiudo della misura giusta, diciamo. Teniamo fermo, così ce la posso fare forse. A volte le azioni più semplici diventano quelle più complicate. Ok, forse così sì. Vediamo un po'. E vado a fare il nodo. Ok. Adesso quasi quasi no, faccio ancora una cosa carina che mi piace, sì. Invece di tagliare il nodo così, taglio due tag piccoli piccoli e li incollo, così fanno un po' motivo. Allora, facciamo dopo. Quindi, vedete, questo è quanto. Per cui, adesso cosa... Guarda che carino. Allora, l'esterno posso decidere di lasciarlo così o di decorarlo. Allora, io direi questa parte, visto che ho, vedete che segna un po' la parte bassa della mia busta, la decorerei e lo farei con, allora, considerando che questo qui rimane praticamente il frontale, con un qualcosa che rimanga poi, che vada bene con il mio libro. Quindi vediamo un po', un pezzo di carta, un rimasuglio di carta, qualche altro lavoro che potrebbe andare bene, anche questo potrebbe essere carino. No, è troppo piccolo, non va bene, peccato perché mi piaceva l'idea. Allora vediamo un po', no, questo è troppo, volevo qualcosa che però nello stesso tempo spezzasse anche un po' come colore, vediamo un po'. Questa è sufficiente, magari sì, questa mi piace. Ok, allora misuriamo, non andiamo proprio fino al fondo perché vedo che poi rimane qua, facciamo così, schiacciamo bene, quindi facciamo che decorarla fino un po' meno, così, via, 9 per 13 e mezzo, 14 scarso, va?
quindi taglierina. Allora, abbiamo detto 9, quindi qui preferisco tenere la parte sotto che mi piace di più con quel disegno, per così 14 scarso, va bene. Vediamo un po'. Direi che va bene così. Quindi distress, quasi quasi stavo pensando, visto che sotto c'è la carta tinta unita e quindi si dovrebbe vedere il motivo, vediamo. Volevo, così per abbellire un po', vediamo, usare questa fustella che mi decora gli angoli, che va bene quando la carta che utilizziamo sotto la decorazione è tinta unita, perché viene fuori. Ora ripasso un attimino qui il distress sugli angoli, ok, vedete, avendo la tinta unita sotto si vede di più il motivo. E ora vado ad incollare. Allora, colliamo in questo modo qui, utilizzo il supporto sotto, così almeno la colla che deborda non va sprecata, perché alla fine rimane sul supporto che dobbiamo incollare, quindi va bene. Per cui chiuso così, questo qui voglio che vada sotto qua, così, in questo modo. Perfetto. Incolliamo bene. Ok. Invece dietro, così, sospettiamo che si incolli ben bene, perché sennò si stacca. Allora, mentre aspetto che la colla faccia ben presa, ok, chiudiamo un attimino tutto perché sennò le cose si seccano, direi che sul retro no, non vorrei mettere nient'altro, lascerei così. Allora, qua vado a decorare con qualche fiorellino, così, tipo terrei le tonalità dell'azzurro, visto che l'azzurro è il colore che ho utilizzato all'interno. Per cui vado a incollare queste due qui. Allora, cerchiamo di non fare stupidaggini ancora. Esatto, le stavo giusto mettendo dove non dovevo, perché poi non si vedevano. Devo metterle da questa parte qua. Quindi mi raccomando, quando montate degli album che vanno chiusi, è sempre meglio fare un controllo in più piuttosto che in meno, perché si rischia di ritrovarsi poi, quando si chiude, con qualcosa che non funziona, come stava succedendo a me in questo momento qua. Quindi mettiamo anche una fogliolina che ho ritagliato, vedete, mi sono tagliata un po' di scorta, così almeno ce l'ho. Eccoci. Perché questi fiorellini qui per decorare sono carini, se voi li tenete già pronti, tagliati, poi si tratta di un attimo. Ecco, guardate, guardate che carini. Ok, quindi vediamo un po'. Ok, adesso è dalla parte giusta, perché rischiavo di metterli dalla parte sbagliata. Allora, guardiamo un attimo la chiusura. Cosa vado a fare? Vado a legare. Chiudiamo il distress, perché okay. Andiamo a legare il nostro spago qui, facciamo passare sotto il nostro cerchio. Infatti poi dopo devo, ok, così vado a chiudere, vado a fare un nodo.
Questo mi dà lo spessore, mi fa sollevare un attimino il cerchio e mi crea uno spessore. Ok, quindi vado a tagliare qui la parte in eccesso, questa qui la togliamo, così. Ok, dietro abbiamo sempre il nostro fermo. Per chiudere il nostro album, ok, così, praticamente gireremo il nostro spago e poi andiamo a fermarlo in questo modo qua. Quindi direi che questo filo è più che sufficiente, questo spago. Ok. Ora, dietro possiamo riapriamo tutto, così, boh, fin troppo lungo. Bastano due giri, adesso poi dopo lo sistemo. Allora, qua devo mettere un goccio di colla perché si era tagliata la carta, ma adesso gli vado a mettere sopra un pezzettino di... Allora, vado ad incollare così, ecco, così non si muove più intanto, perfetto. Allora, vi avevo detto che qua volevo mettere delle tag. Quindi vado a prendere la fustella perché non l'ho presa e vi faccio vedere che cosa ho in mente. Allora, con questa fustella, che mi fa tre formati diversi di tag, tutti piccolini, comunque vado a tagliare. Allora, in questo caso sono costretta a fare i due più piccoli perché non posso entrare con un pezzettino di carta solo lì, però non importa, tanto queste le userò un casino. Le userò da qualche altra parte, poi non c'è problema. Però vado a ritagliarmi quattro tag piccoline. Quindi, ok. Allora, queste qua medie sono queste e va bene. Adesso non so se le utilizzerò qua, poi vediamo, ma comunque sia, non vanno assolutamente sprecate. Però quelle che mi servono sono queste piccoline, queste qui. Tagliate 4, ok. Adesso le vado a passare col distress intanto, in modo che si vedano bene i bordi, così, di tutte e quattro, e per non lasciare la parte centrale col nodino, che a volte non è carina, no? Si vede questo nodo centrale, invece così rimane una cosina un pochino più simpatica. Considerate che voi potete, se non avete la fustella, fare delle tag così piccoline, le potete anche disegnare e tagliare, non c'è nessun problema. Quindi sono cose che comunque voi mi vedete fare, ma che potete comunque fare, non sono cose che perché non avete l'attrezzatura non potete fare. Io cerco sempre di fare nei miei lavori delle cose che sono riproducibili in qualche modo, perché altrimenti finisce un po' lo scopo di fare un tutorial se uno deve avere tutto il materiale, magari non... Allora, vado a tagliare uno un po' più lungo e uno un po' più corto i miei due pezzettini di elastico. E adesso con la colla, boh, magari metto questa, giusto perché c'è l'elastico in mezzo che magari è un pochino più tenace, vado a mettere la colla, così infilo, metto il filo a metà e vado a chiudere con l'altra tag in questo modo qui. Vediamo se facciamo uno, ok, e facciamo due, dov'è l'altro qua? Ok. Quindi stessa cosa, mettiamo la colla, ok, mettiamo al centro il nostro elastico e chiudiamo. Sovrapponiamo e schiacciamo bene che facciano un po' di presa, un attimino, così poi vi faccio vedere il risultato. Devo solo aspettare che si incollino, così, eccoci. Guardate, così non abbiamo più il nostro nodo interrotto a metà, ma abbiamo questo motivettino qui che mi sembra più carino. Adesso
Allora, da non dimenticare che abbiamo ancora questo, la mia graffetta di metallo che fa da fermo da coprire. Ecco, chiaramente la vado a coprire di nuovo con un mio fiorellino. Questo è della misura giusta, sì. Quindi, colla. I miei fiori sono molto versatili, ormai li ho utilizzati dappertutto, praticamente. Li vedrete in tutti i miei lavori. Quindi mettiamo uno qui. E stavo pensando, allora no, per l'interno lì no, ma il retro, vediamo un po', per non lasciarlo proprio così, magari proprio completamente, libero. Potrei, vediamo un po' se ho uno delle mie carte. Allora la cerco un attimo. Ok, prendo questa che anche questa ha i fiori sull'azzurro, quindi la vado a tagliare. Come vi ho detto, le mie carte le taglio sempre con il righello, così in modo che il taglio non è fatto con la forbice, ma rimane così un po' sporco perché mi piace di più. Qui vado direttamente a strappare perché tanto voglio fare. Ok, allora vediamo un po' se. Allora facciamo così. Perfetto, vado a sporcare sia i bordi, così, che a questo punto farò in maniera proprio leggera, anche appena appena un po' così l'interno, per renderla un pochino più marroncina. Ecco, ma già basta così. E adesso vado ad incollare. Per cui, allora, facciamolo direttamente anche qua. Con l'altra colla, qua chiudo perché sennò si secca, quindi con questa. Perfetto, così. Mettiamola bene sui bordi, così non si stacca. Ok. Giusto per non lasciarlo vuoto, ma va bene anche solo così perché tanto poi il marroncino della carta del sacchettino del pane è bello anche già di per sé, quindi ok. Adesso non ci resta che allora inserire qui nella tasca un potrebbe essere un fatto, vedete? Queste cose che faccio sempre alla sera, giusto una cartellina per attaccare una foto, per scrivere un qualcosa con i fiorellini azzurri che richiamano il mio laterale. Guardate che carino. E invece qui, ecco, possiamo fare, vediamo, sì, ecco, questo non l'ho preparato, però anche questo è un semplice pezzo di carta scrappa recuperata. Io cosa faccio? Facciamolo insieme così vediamo un po' com'è. Allora, intanto, così, giusto per renderlo ancora più carino, vado a fustellare gli angolini, così. Poi passiamo al nostro distress. Così, per tutto, molto velocemente. Poi potremmo decorarlo un pochino. Adesso vado a mettere per richiamare tutto il mio lavoro, che mi piace fare le cose un po' così attinenti. Farei così. Allora, no, anche l'interno mi piace perché è più bello quando si apre che si vede. Ok,
la lineetta di separazione. Allora farei così, semplicemente vado a recuperare un pezzo di questa carta, così, che potrebbe essere questa più piccolina, sì, quindi di stress, ok, un pochino sporchiamo per renderlo un pochino più marroncino, perfetto, colla. Così, qui e mettiamo un fiorellino che richiama gli altri che sono all'interno del nostro progetto, quindi mettiamolo qua così, ok. Perfetto, e questo è della misura giusta da inserire qui. Vedete che rimane proprio a filo e mi chiude. Poi anche qui potremmo allora mettere, potremmo mettere o un'etichetta, cioè quello poi a vostra discrezione, si può mettere un po' qualcosa. Anche questo potrei decorarlo un pochino, perché è un po', sembra un po' così, un po' vuoto. Quindi non spreco il mio foglio qua, faccio la stessa cosa, faccio la stessa cosa che ho fatto all'interno, quindi vado a mettere un pezzo di carta di libro, no, in realtà no, perché questa è una delle mie stampe che ho fatto sulla carta da 120, quindi vado a sporcarlo un po', così, bene, colla. Vedete che è tutto molto semplice, eh? Non ho usato pizzi, ma immaginate anche del pizzettino, delle cose, poi si possono decorare in 10.000 modi diversi. Però questo è proprio una cosa molto semplice, semplice e veloce anche, perché posso anche mettere, ecco, mettiamo così, facciamone uno e uno, vediamo se ci piace. Così richiama un po' anche il marroncino che ho usato, sì, mi piace. Quindi, ups, incolliamo questo, delle perline al centro del fiore come ho fatto altre volte, le ho fatte un po' imbutite, ma questa volta le ho proprio, visto che è un lavoro semplice, le voglio mettere, li metto semplicemente così, piatti, perché tanto, non so a voi, ma mi piacciono. Sono già carini anche così, non hanno bisogno di... Poi magari in un prossimo lavoro li utilizzerò fatti in un altro modo. Quindi vi faccio vedere, vedete, questo è il suo, il relativo bigliettino che si incastra qui. Questo è il nostro diarietto che ho fatto con la carta, questo è il centro con le due tag. E questa è la mia tasca che ho fatto con lo stesso, vedete, con lo stesso colore, dove ho inserito questa cartellina che mettiamo qui così. Frontale col retro. Direi che devo solo, anzi no, faccio ancora una cosa, ecco. Vado a tagliare, a fustellare qui gli angoli. Sì. Adesso ci ho pensato adesso, così, uno e due, così è uguale alla cartellina che ho all'interno, così lo richiama e comunque rimane anche un pochino più lavorato, non so, vediamo un po', ecco, sì, è più carino. Ora direi che facciamo uno, due, potrebbero già bastare così, vabbè, ne faccio ancora uno, ma poi basta, quindi devo tagliare ancora un po' di filo perché ne ho lasciato troppo, perché questo è più che sufficiente. Chiaramente con questa chiusura uno potrebbe ancora aggiungere delle pagine
e c'è sempre lo spazio per il margine per allargarlo. E quindi questo è il lavoro finito e chiuso. Anche il video di oggi è terminato, spero che questo lavoretto vi sia piaciuto. Come vi avevo anticipato, è stata una cosa semplice, fatta con materiale praticamente di recupero, perché la busta potreste utilizzare una qualsiasi busta che avete in casa. E se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi. E se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E niente, direi che anche per oggi ho terminato. Mando un bacio a tutti, speriamo che questa situazione nel frattempo migliori per tutti. E detto questo, voglio come al solito augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!